Oggi faremo un esperimento sulla miscibilità e la solubilità e anche sulla distinzione tra miscele omogenee ed eterogenee. Per questo esperimento ci occorreranno delle sostanze che saranno i nostri soluti, cioè zucchero, sale, farina, olio e alcol, e come solvente l'acqua. Per poi fare un altro piccolo esperimento, che vedrete successivamente, ci servirà anche dell'acqua colorata e del detersivo da cucina e del miele. Dalle operazioni che abbiamo eseguito abbiamo ottenuto 5 miscugli e sono miscugli di diverso genere perché ce ne sono alcuni che sono omogenei, altri eterogenei. Allora, questo è acqua e farina. In principio si sarebbe potuto pensare che fosse una miscela omogenea, poi si è visto che la farina si è diventata sul fondo e per questo si è divisa in due fasi, la farina e l'acqua. L'acqua è il solvente e la farina è il soluto e è per questo che acqua più farina è un miscuglio eterogeneo. Passiamo a acqua e sale. E questo miscuglio è un miscuglio omogeneo, infatti. E se noi adesso non avessimo la scritta con scritto acqua più sale, di sicuro non potremmo capire che questo è una soluzione. Si sarebbe potuto credere un normalissimo bicchiere d'acqua. E infatti anche non c'è nessun corpo di fondo perché tutto il sale si è disciolto nell'acqua. E anche questa è una soluzione, una miscela omogenea, quella di acqua più zucchero, e però si può notare che sul fondo è rimasto un po' di corpo di fondo, perché è stato raggiunto il limite di solubilità. Dopo vedremo come oltrepassare questo problema. Anche questa, acqua più alcol, è una miscela omogenea, si vede che c'è un'unica fase e sia acqua e sia alcol si sono uniti e se noi prendiamo un campione da qualsiasi parte del bicchiere avremo la stessa composizione. Alla fine abbiamo acqua più olio. E questo è un miscuglio eterogeneo e infatti si possono distinguere molto bene le due fasi, e quella dell'acqua sotto e quella dell'olio sopra. L'olio sta sopra perché ha una densità minore. Visto nel bicchiere dell'acqua e olio, ho voluto ricreare quest'altro piccolo esperimento che si basa sulla diversa densità di queste sostanze. Sul fondo abbiamo il miele, che tra tutti è quello con densità maggiore. Poi si trova il detersivo per i piatti, l'acqua con il colorante e in cima abbiamo l'olio, che è la sostanza perciò con densità minore.
Da questo si può affermare che più la densità è bassa, più la sostanza tenderà a stare in alto. Più la sostanza ha una densità maggiore, tenderà a stare più in basso rispetto alle altre. Precedentemente avevo fatto vedere che nella soluzione acqua e sale, tutto il sale si era disciolto dentro l'acqua. Mentre nella soluzione acqua-zucchero era rimasto un corpo di fondo. Questo perché il soluto non è riuscito a disciogliersi totalmente nel solvente. E ciò accade perché la soluzione è sovrasatura. Questo problema può essere ovviato in parte riscaldando la soluzione. Infatti vale una regola per il 90% delle sostanze, che più la temperatura aumenta, più anche la solubilità aumenta. E questo lo possiamo verificare anche da questo grafico, in cui si possono notare dalla maggior parte delle sostanze, quelle con la curva rivolta verso l'alto, che più la temperatura aumenta, più anche la solubilità aumenta. Però non per tutte, c'è una piccola parte per cui non è così. Ad esempio questa, se diminuisce la temperatura, la solubilità aumenta. C'è anche l'NaCl, il nostro sale di prima, che invece è più o meno invariata questa cosa, anche se lo si scalda, la solubilità non aumenta. Però non abbiamo espresso una vera definizione di solubilità. La solubilità è la quantità massima di una sostanza che può essere sciolta da una determinata quantità di solvente a una certa temperatura. Per verificare se quello che abbiamo detto prima, che la solubilità aumenta dello zucchero se la temperatura aumenta, ora proveremo a scaldare questa soluzione. È stata riscaldata e si può notare che sul fondo non ci sono più granelli di zucchero come in precedenza. Ciò è a conferma di quello che abbiamo detto prima, e che la solubilità è aumentata con l'aumentare della temperatura. E in questo caso l'acqua è riuscita a sciogliere più zucchero di quanto è riuscita a sciogliere in precedenza. Con questo piccolo esperimento siamo riusciti a suddividere i nostri bicchieri in due gruppi: quelli dei muscoli eterogenei e quello dell'acqua e farina, in cui si possono notare le due fasi, e anche quello dell'acqua e olio, in cui si possono notare le due fasi. E poi abbiamo il nostro terzo bicchiere, quello con la stratificazione dovuta alle diverse densità delle sostanze al suo interno. E poi abbiamo i nostri altri tre bicchieri, che sono quelli delle miscele omogenee o soluzioni. Abbiamo quello acqua e alcol, in cui si vede molto bene che non è più possibile distinguere l'acqua dall'alcol, perché è un tutt'uno ormai. E poi abbiamo il nostro acqua e sale, acqua e zucchero, in cui l'acqua e sale si era disciolto già dall'inizio il sale totalmente, e il nostro acqua e zucchero, in cui abbiamo dovuto riscaldarlo per far sì che tutto lo zucchero si disciogliesse al suo interno. Da questo possiamo dedurre che ci sono due tipi di sostanze, quelle miscibili e quelle immiscibili. Quelle miscibili sono quelle le miscele omogenee, e quelle immiscibili che sono le miscuglie eterogenee.